4 febbraio 2019, giunti alla settima edizione del premio Asso Tutela alla Sala Isma del Senato della Repubblica. Premiate le eccellenze italiane. Michelle Emi Maritato, presidente di Asso Tutela. Le eccellenze italiane sono davvero, davvero tante in ogni campo. Voi quante ne avete premiate oggi? Ma per me 62 eccellenze italiane che si sono contraddistinte nel mondo. Alcuni non sono potuti venire. Ringrazio infinitamente Michele Cucuzza, che non è potuto venire ma per un problema importante lavorativo. Ringrazio il presidente Zingaretti, che non è potuto venire ma che incontrerò fra qualche giorno per ritirare il premio. Quindi sono veramente onorato di aver avuto queste eccellenze come Albano, come Sgarbi, come Eleonora Daniele, Balestra, Serena Rossi, insomma chi più ne ha più ne mette. Questa diversità da soggetto a soggetto di elementi portatori positivi di umanità, ma a me ha fatto piacere. Ce ne vorrebbero un po' di più, perché servono per sensibilizzare certe realtà che in Italia sono un po' carenti. La procura di Roma per l'anarcismo e l'usura bancaria, che sono materie importanti, che sono i reati che le banche fanno nei confronti dei cittadini e degli imprenditori. E in quel momento, nel 2010, nessuno voleva parlare di questo. Vittorio fece una conferenza stampa e mi diede voce. Ecco, Vittorio Sgarbi, che è consapevole ormai, immagino di sì, di essere un'eccellenza, no? No, consapevole, sì. Io, mi è arrivato un messaggio in cui si diceva che al Senato mi davano un premio. Mi è sembrato mio dovere come parlamentare andarlo a prendere. È consapevole di essere un'eccellenza? Beh, proprio un'eccellenza assolutamente no, assolutamente no, io no, poi loro magari... Noi abbiamo accettato il premio molto volentieri, però insomma eccellenza... Possiamo rivendere eventualmente questo premio qui, lo possiamo rivendere? Questo lo porti al primo negozio e... Lo vedi che non sono eccellenze loro, vedi. Invece noi lo terremo alto il nome di questo premio. A parte le cretinate, è veramente una soddisfazione, Morning Show di Radio Globo, cerchiamo di stare sempre sul pezzo, è veramente un onore essere qua comunque in una stanza di queste così importanti come il Senato e come le istituzioni. Grazie per questo premio veramente prestigioso. È una soddisfazione ricevere un premio a Tutela, a un'eccellenza lavorativa, ci dica di più. Un grande onore, sì, per l'integrazione della pace fra Mediterraneo e Italia. Ricordo con piacere le iniziative importanti che si sono svolte in questa sala e oggi anche questa che celebriamo insieme è una iniziativa molto importante. Grazie a voi e grazie comunque alle istituzioni che meritano sicuramente tante critiche, ma quanto più esse sono solide, tanto più noi possiamo orgogliosamente rappresentarle e anche portarle in mezzo alla gente comune, come stiamo facendo oggi. Quindi...